tutti! Oggi io, Gianna e Pink Fluffy Unicorn siamo venuti al ex manicomio di Mombello, ma questa volta non siamo da soli perché con noi c'è Sara di Zambon Channel e tanti ragazzi del nostro canale Urbex for Passion. Presentatevi! Io sono Stefano, ciao! Andrea! Io sono Maurizio! Io Patrick! Io Cristian! E adesso esploreremo un po' di sotterranei e l'ultimo reparto in fondo, soprattutto, che dovrebbe essere quello pediatrico, insieme a voi. Oh yeah! Cavolo. Eccoci qua, stiamo entrando dentro uno dei padiglioni dell'ex manicomio di Mombello. Abbiamo anche un accompagnatore della vigilanza, che ringraziamo. E nulla, quindi adesso ci stiamo addentrando nei vari padiglioni. Come potete vedere, questo manicomio è ridotto sempre peggio. Sempre peggio, le altre volte che sono venuto non era tutto così distrutto. Sì, ma infatti proprio ogni volta che si torna... Ogni volta che si torna sempre più distrutto. Sì. E di qua... Va anche qua, pannelli sbattuti, non c'era sì, sta roba. Sì, ma anche vetri proprio rotti, che prima non erano così, ma... No, proprio no. E di qua ci dovrebbe essere, o è da qua o dall'altra parte, lo sai che non mi ricordo. Adesso guardiamo. E infatti è dall'altra parte, ci conviene girare dall'interno. Sì, anche perché è dall'altra parte. Rovi, piante, sì, sì. Dall'altra parte. Ci conviene girare dall'interno. Di qua, di qua. Di qua. Sì. Ragazzi, di qua. Di questa parte, vediamo. Ma qua hanno tirato giù le suppelletti lì. Sì, qua porte. Tutto sfasciato, ma davvero ogni volta che... Guarda, ogni volta sempre più qui sono documenti sbattuti in giro così. Beh. Vabbè che era tutta roba vecchia, però che senso ha? Ah, non mi che senso ha fare sto scempio? Bagni. Occhio che c'è anche lì una plafoniera. Sì, qui c'è anche tutto che rischia di venire giù, forse di qua era. Oh, porte sbattute in giro. Ah, è di qua che ci passa? No, infatti di qua non si può però passare. Però per andare nei sotterranei era di qua. È di là? Sì, era subito di là. È subito di là? Sì, sì. Ma da dove siamo venuti? Allora, ci fai strada? Perché io in questo angolo qua mi disperdo sempre, devo girarlo sempre tutto perché una volta ci sono entrato da una parte, una volta dall'altra... Ah, era subito di qua, ecco. E io sono andato dall'altra parte. Sì, è qua. No, eccoci. Si entra. Però aspettiamo tutti. Sì, anche perché perdersi qua è veramente angusto, quindi... Gli altri dove sono? Eccoli qua. Sì, gli altri sono un attimo fermati di là. Allora, aspettiamoli un attimo. Mi ricordo quella porta lì per terra. Qua bisogna stare più che altro attenti a che non cada nulla, perché sono dei pezzi di vetro. Sì, comunque siamo tutti e scendiamo. Ok. Sì, anche qua hanno buttato su pellettili che non ricordo c'era. Una porta, una sedia. No, l'asse questa c'era sempre, ma tutte le sedie non c'erano. Siamo accompagnati da una guardia giurata che io non inquadro per evitare magari che possa passare dei guai al lavoro, ma che incuriosita dalla nostra esplorazione ha pensato di accompagnarci. Sì, sentiamo ma... anche più ma che scempio che hanno fatto qua! Mamma mia! Qua ci hanno proprio bivaccato! Sì. Decisamente senza ritegno. Che c'è anche un odore piuttosto sgradevole. Di muffa di vecchio. Comunque qui si può vedere il pavimento antico ancora com'era. Questo
è una delle parti più antiche dei sotterranei. E si vede dal pavimento e anche dai muri, ancora proprio di mattoni, tutta la volta di mattoni. Beh, sopra gli ha fatto la copertura di cemento per rinforzarlo, però il resto è tutto mattoni. E questo è ancora proprio il pavimento d'epoca. Sì. Ma di qua in fondo cosa c'è? Una stanza e basta? Perché di qua non ci sono mai andato. Sì, che esploravo padiglioni, non ho ancora visti. No, niente, non c'è niente. Frasi stupide. No, niente, qui è chiuso, bisogna andare dall'altra parte. Sì. La mia torcia è quasi sensibile per un raggio di illuminazione minimo. Sei? Oh, cambio pile. No, le cambio perché si erano già consumate. Vabbè, allora se le mangi le pile. Sì, no, me. Ma la sera si è scaricato tutto il computer. E vabbè, adesso dobbiamo continuare di qua. E via. Qui c'è da fare attenzione che c'è un pozzo. Ah, bene. È semicoperto, ma anche qui la lattina. E di qui c'è questa stanza che l'altra volta, quando eravamo venuti col gruppo speleologico, si sono intrufolati dentro, però non c'è niente dentro. È proprio uno stanzino così, sembra quasi un sottoscala, oppure un ripostiglio chiuso non si sa per quale motivo. Ragazzi, quindi murato per nulla. Sì, io vi saluto perché purtroppo il tempo per me stringe, ho da fare delle cose molto più importanti. Va bene, non che le vostre non lo siano. Io non ti sto inquadrando per evitarti problemi. Ti ringrazio davvero di cuore perché rappresento un istituto di vigilanza. Sono venuto qua solo ed esclusivamente per curiosità, perché non c'ero mai venuto. Però ci ha fatto piacere, insomma. No, a me ha fatto piacere incontrare le persone con un pochettino di buonsenso e che hanno soltanto il gusto dell'esplorazione, non di deturpare, portare danni e quant'altro. No, no, niente. Anche, guarda, anzi, anche noi nei nostri video lo diciamo sempre: se volete andare a visitare qualcosa, lasciate tutto come trovate. Io vi ringrazio. Va bene. Vi auguro una buona continuazione. Grazie. Sperando che tutto si risolva nel migliore dei modi. Sicuramente. Buon viaggio. Grazie. Magari ci incrociamo all'uscita. Eccoci, proseguiamo per i sotterranei. E questa qui è la parte più antica dei sotterranei. Si vede proprio la muratura, il pavimento di sassi. E di qui sono delle caldaie. Qui erano tutti impianti di riscaldamento, impianti idraulici. E comunque, procedendo di qua, sì, infatti. E qui cominciano i sotterranei, i cunicoli, proprio quelli infiniti. E c'è anche un po' di fresco. Sì. Un certo odore di fungo che, diciamo che, impone la fame da tripolatura. No, qui ci sono le scale. E si va di qua, a destra. Sotterranei, grazie. Abbiamo appena salvato lo scarto. Tutte queste scale che erano quelle per mettere in verticale le attrezzature per poterle portare e fargli fare la curva. Se no erano lunghe e non ce la facevano a fare la curva. È per quello che ci sono le scale che scendono e salgono ogni incrocio. Oh, un tombino. Pensa, le altre volte che ci sono passato non me ne ero mai accorto che c'erano tombini qua. Guarda,
No, qua la muffa si sente, l'umidità comincia a farsi sentire. Qua ci sono delle insidie, dei tubi, abbassamenti di subito, veramente questi tubi poi non è che fossero fatti qui, passeggiarci. Questi tubi di fianco dovete stare attenti, soprattutto nelle parti dove sono scoperti, perché è tutto amianto, quindi meglio non toccarli. Seguiremo senz'altro il consiglio. Ecco, di qua si entra. Da questa parte a destra? Sì. Mi pare? Sì, 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 di qua. Schifezza. Oh. Attenzione. No, niente, è caduta una sedia, nulla di grave. E qui siamo nelle cucine. Ah, siamo nelle cucine? Sì. Quindi il reparto pediatria? No, che? Mi correggo, pardon. Qui siamo proprio più o meno nel centro della struttura. Qui ci sono i resti della corrente, infatti di corrente non ce n'è più qua dentro. E qui dentro c'erano, a dire il vero, qui non lo so, qui probabilmente rialzato così poteva essere un deposito. Non lo so, perché le cucine sono di qua. Qui c'è anche sto armadio. Ho sbattuto giù. Questo fiocco regalo invece. Sì, sì, eccoci. Sono parti. Ah, ecco, queste sono le cucine. Qui dentro erano le cucine. Qui ci sono i bagni. Sì, sì, di civiltà sono più evidenti. Quelli di civiltà. Esatto, vedo che tu hai già trovato il cunicolo. No, no, il cunicolo vero è dall'altra parte. No, questo è un altro, questo è il più profondo di tutti. E adesso ci scendiamo. Sì, 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 ci scendiamo. Ma prima esploriamo un po' le cucine. Comunque. Ah, beh, occhio di vince, mi ha salvato una bianca. Il rilevatore di campi qui non sta segnalando niente. Forse siamo in troppi, magari li abbiamo spaventati a prescindere. No, infatti per quello io poi voglio lasciare il computer fermo da solo per quanto suo. Ovviamente tutte le guaine depredate del rame. Oh cavolo, ogni volta sempre peggio davvero. Tutte le suppellettili messe qua, che erano probabilmente, c'erano armadietti magari degli spogliatoi del personale piuttosto che sicuramente dei pazienti stessi, vicino a NASL. Qui erano le cucine, questi dovevano essere armadietti dei dipendenti. Sì, anche che si cambiavano. Sì, infatti qua vedi c'è un vecchio piano cottura con il forno, credo che sia, lavabo, sì. C'è lavabo, sì, e un armadietto, vari armadietti. Sì, un altro piano cottura. Sì, ma niente di interessante, hanno spacciato tutto. La parte interessante è dall'altra parte, dove eravamo adesso. No, di qui è chiuso. Di qui è molto a carichi. No, no, di là, giù di sotto di qua non si va avanti, sono tutte stanze. Sì, ma sono tutte stanze chiuse sottoterra. Invece la parte interessante è in fondo di qua, da dove siamo venuti. Allora qui ci sono i gradini e si scende. Dove sono i gradini? Qui, ah, dai. Sì, sempre mi ricordo loro. Adesso tengono? Sì, un attimo che spengo questo. Anch'io. Perché scendere con questa in mano non è facile. Eccoci scese di sotto in questo cunicolo che dovrebbe portare
alla stanza delle caldaie. Qui è franato qualcosa, le altre volte non c'era questo rialzo. No, infatti. Però vabbè, tutto qua. Ci si passa comodamente. Diciamo che il condizionale non è proprio incoraggiante, Marco. No, si arriva, si arriva. Del fango, praticamente. Wow. Qui sta crollando qualcosa, un po' sì. Di tetto. Di là avanti non si va, è chiuso e quindi giriamo di qua. Almeno mi pare. Sì, di lì non c'è niente. Allora di qua, ma... Sì, per forza. Pensa a quelli che ci dovevano lavorare qua sotto. Aiuto, molto angusti. Eccolo qua, e di qua si esce. Oh là là. Qui ci sono degli stanzini sotto che avevamo già visto le altre volte, non c'è niente. Di qui si esce all'aperto, ma questa porta è sigillata. E questo è un altro locale caldaie. Abbandonate qui e di qua e di qua cos'è questo? Penso che sia una caldaia fatta così. Cosa può essere? Non so se sia una caldaia, sai? Sembra più non penso neanch'io. Vede un motore. Qua ci sono delle cellette delle... Infatti sembra quasi una batteria gigante. Infatti pensavo una cosa del genere. Questo è una... contenitori... un gruppo elettrogeno. Infatti, contenitori di acido. Sì. Sì, sì, un gruppo elettrogeno. Un gruppo elettrogeno mega gigante. Grosso. Sì. Allora, qua la stanza è finita. Sì, 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 è finito. Dobbiamo aspettare gli altri. Perfetto, quindi aspettiamo, ok. Torna di là. Io cambio le batterie della cosa perché io le avevo caricate, ma si sono subito scaricate. Ste maledette. Ecco, Gianna ha già dei problemi con le batterie. E si continua di qua, dove si dovrebbe ritornare nel corridoio principale, infatti. Qui c'è da abbassarsi un po' per passare sotto le valvole, ma ci si passa. Esatto, e si va in qua. Oh, e qui siamo già al tunnel speleologico, quello di Napoleone. Yes, che tu eri entrato. Esatto, che è questo qua. Adesso lo facciamo vedere. Corridoione. Ecco qua il tunnel. Ci entriamo? No, no, io non ci tengo. Io salto per carico perché si zozzi veramente tanto. Sì, no, poi manca l'aria e ci siamo già andati lì in fondo quando eravamo andati col gruppo speleologico. E in fondo si chiude, non c'è proprio più niente, c'è un muro di mattoni chiuso. Anche perché qui, col soffitto che c'è, rischia davvero tutto di crollare, perché è proprio terra e basta. E quindi procediamo. E qua cosa c'è in questo qua vicino? È il corridoio da dove stavamo venendo prima. Ah, perfetto. Quindi è più avanti, più avanti, sì, più avanti. Perfetto, allora proseguiamo. No, c'è da dire che qua c'è anche un bel freschino, eh? No, si sta bene. Ovviamente bisogna stare attenti a non toccare i tubi in amianto, perché vabbè. Sì, beh, non è che sono proprio ricoperti di amianto. Anzi, quelli così ricoperti con ancora la copertura vanno anche bene. Sono quelli tutti scoperti che... Cosa c'è in fondo? Una luce? No, non lo so. Sembra una cosa catarifrangente che si illumina con le nostre luci. Ok. Sembrerebbe. Sì, sì. Oh,
una bici buttata per terra, credo che sia. Cosa ci fa una bicicletta qua sotto? Marco, è lei sci. È una bici. Un rottame di bici. Vabbè. Vabbè, i resti di una bicicletta, come è? Divertente portarla qua sotto. Resti di qualunque cosa, direi. Qui anche questi cavi di sopra che sono stati strappati da vandali. Ormai siamo di casa qua. Qui sulla destra dovrebbe esserci il famoso corridoio degli agitati. Del reparto degli agitati. Ma esatto. Tra l'altro oggi è l'anniversario della nascita di Mussolini. Ah sì? Eh sì, ho visto che postavano in giro di tutto di più. Ah no, di qua si va. Qua? No, di qua è dove dobbiamo andare poi. Uh-huh. Però se vai avanti di qualche metro, lì dove ci sono queste altre scale. Qui c'è una buca. Sì, quindi. Lo so, la solita buca. Beh, io ho aperto gli altri. Qui dovete stare attenti sulla destra. Qui c'è un buco che... Un altro buco. La destra. Qua a destra. A destra, di qua. È il famoso corridoio che portava i sotterranei del reparto agitati. Qui è sempre più pieno di detriti, spazzatura. Oh, guarda, c'è ancora il bastone che avevamo lasciato quando eravamo venuti con gli speleologi. Esatto. E lì su il buco che era stato fatto per poi scoprire che dietro non c'è nulla, solo terra. Esatto, quindi abbiamo fatto delle operazioni di carotaggio e basta. Carotaggio del muro e purtroppo lì dietro non c'è niente. E comunque resta il mistero, perché questo muro è stato chiuso così, questo corridoio è stato murato, l'unico in tutto il manicomio, e il reparto dietro a questo muro è stato interrato. C'è sempre questo dubbio. Sì, è stato raso al suolo, è l'unico reparto raso al suolo e è rimasto solo il cancello. Di fuori, nel pratone. Non c'è altro. Abbiamo posizionato i rilevatori di campo elettromagnetico, sia il mio che il K2, ma nessuno dei due segnala nulla. E a dire il vero, fino adesso nessuno dei due ha segnalato nulla. Eccoci che usciamo dal tunnel del reparto degli agitati e ci andiamo a infilare dove c'è questa scalinata che porta ai reparti più a sud, che è la scalinata infinita che segue il fianco della collina. E sono 8 piani così. Lungo le scale ci sono questi tubi ricoperti di amianto che si sta disfando tutto, e prima ci togliamo di qua meglio è. E siamo arrivati in fondo. Bene, strano, con tutto che ieri c'è stato gran temporale anche oggi pomeriggio, non è allagato. Qui le altre volte era proprio allagato, invece oggi no. Ok,
la testa. Corridoi incredibilmente lunghi. Che tu tenda, ragazzi. Ma tu tenda. Dov'è? Non ho neanche guardato. Qui. Dov'è la nostra? Dov'è che c'è da andare? Questi tubi. Di qua, sì, infatti di là si sale. Quindi aspetto che arrivino tutti. Attenzione che qui per terra c'è un buco. Sì. Qui. Qua hanno buttato di recente. Sì, cavolo. Un deposito. Un pezzo di un serbatoio di una macchina. Un carrello del Carrefour qua vicino. E questo è proprio del Carrefour perché ci vado e è stato buttato di recente. Di qua si sale. Ormai questo manicomio è diventato una discarica. Ma noi non dobbiamo salire. Dobbiamo andare di qua. Qua devo districarsi. Sì, attenzione che ci sono anche tutte le guaine dei cavi tagliati per terra. Sì. E ci si impiglia. Comunque è lunghissimo. Di qua, esatto. E poi andando di qua dritti si arriva al reparto dove ho intenzione di piazzare computer e microfoni. Se non sbaglio c'è la deviazione, sì, per il reparto quello prima del campo da calcio, ma noi tiriamo dritti. Infatti da qui, da lì in fondo si dovrebbe salire, ma noi tiriamo dritto. Finito. Ma ho anche fatto delle freccine. Arrivati in fondo al corridoio, giriamoci qua. Sì, ci sono delle freccine per orientarsi, perché di qua c'è una delle uscite. Presumo le abbiano segnalate di recente perché diverse persone si sono perse nei sotterranei e li hanno dovute recuperare le forze dell'ordine. Sì, esattamente. No, ma lì c'è una porta chiusa. Aspetta che vediamo. E noi da dove passiamo? Allora, da di qua. Aspettiamo gli altri. Certo, certo. Aspettiamo gli altri. Ecco gli altri che arrivano. Un panificio. Un panificio? Questo lo senso. Io qua sotto voglio lasciare
computer. Però più in là. E mentre aspettiamo gli altri, io posso già andare. Di qui è chiuso, ma si gira dall'altra parte. No, sto guardando dove c'era dietro. Si gira dall'altra parte. Ah, ok. Almeno quando c'ero venuto, sì, è di qua. Infatti. C'è una discesa. Questi scalini da lavoro sempre stretti e scomodi. E si sale di qua. Ma si esce di lì? Sì, sì. Sì. Esattamente. Qui sembra che fossero dei bagni. Sì, erano dei bagni. Ah, questo sembra lo scivolo per la biancheria. Potrebbe essere. Potrebbe essere lo scivolo per far scendere da biancheria sporca dei reparti di sopra. Potrebbe essere, sì. Sì. Anche perché c'erano dei fili appesi a mo' di stendino, quindi ha senso. È qua vicino, adesso ti faccio vedere. Questi qui sono appunto dei fili messi a mo' di stendino. Eh beh sì, mi sa che qui era una lavanderia, sì. E di lì e di lì? Insomma, una presa d'aria. Oh no, ci sono scale che portano... No, non portano, sono murate. Però ci sono quelle dall'altra parte. Io piazzo qui il microfono, qui fuori. Microfono e computer. Qui all'esterno. Dopo, se non sbaglio, ci sono esattamente queste scale per salire. Io il computer però lo lascio da questa parte, che se non sbaglio più in là, dove le altre volte che ci sono passato ho avuto brutte sensazioni, esattamente qui in questo punto. Altre stanze. Di qui? Di qua non mi ricordavo di esserci stato. C'ero stato? Ah sì, perché di qua si va ancora avanti. Ah, però io lo lascio qua, perché era qui dove avevo avuto. E di qui si sale? Sì, c'è una scala. Sì, c'è una scala, ma non si sale. No, l'hanno piazzata qua a caso. Sì. C'è il pozzo, quello che dicevano. Il pozzo, quello dove gettavano i pazienti frutto, vittime di esperimenti, o quelli morti che non malamente. È sotto al palazzo, quello di Napoleone. Ecco, di qua lascio. E qui lascerò il computer. Oh yeah. Sì. Ecco qui, ho lasciato computer, microfono e videocamera infrarossi. Purtroppo in questo fondo si sente un allarme, quindi verrà ripreso anche questo. Comunque, procediamo. Visto che di qua, dove eravamo saliti poco fa, si sale. Thank you.
Era qua, sì. Wow, tutto sfondato. Sì, comunque. Oh, di cui si sarà anche di sopra. Ascensore. C'è il cortile di questo reparto, ma è tutto recintato. Abbiamo fatto bene a passare da sotto, sennò qui c'era da scavalcare. E qui c'è da vedere il reparto, che è questo il reparto dove tutti quelli che ci sono stati hanno avuto appunto brutte sensazioni, anche se adesso il mio rilevatore non dà segni di vita. E il tuo? A te si accende qualcosa? Eh? Niente. Spento proprio. Niente, come il mio, proprio tutti e due fermi. Sì. Fermi proprio. Queste soliti bestemmioni, queste dovevano essere camere, infatti. Queste erano tutte camere dove stavano i pazienti e sicuramente c'era un letto piazzato di qua e un letto di qua, o due di qua. Ma qui nulla. Nulla di nulla. Né a me, né a me. Rilevatori completamente fermi. Sì, a me proprio da quando siamo entrati non si è mosso per niente. Quali sono le storie stupide? Sì, gente che dovrebbe studiare un po' di storia. Esatto. E ecco, se ti ricordi, noi c'eravamo venuti l'anno scorso. Sì. Questi buchi non c'erano. Assolutamente non era sfasciato così e le finestre qui erano intere. Intere, i vetri c'erano ancora. Hanno proprio devastato tutto quanto. Andiamo di là, vediamo cosa. Sì, possiamo anche salire di sopra. Va bene, sempre se le scale tengano, perché sì, essendo ridotto così male, io non mi fido troppo. Boh, prima vediamo di sotto di qua, ma tanto di qua non c'è niente. Al piano di sopra che ci sono tutti i disegni. No, di qui da dove siamo venuti, da sotto, e poi saliremo di sopra. Perfetto. Qui ascensore, ma senza corrente non va. Altri bagni. No, questa è una camera. Sono tutte uguali più o meno. Uccidiamo gli immigrati. Queste sono cose recenti, eh? Sì, questo sì, Hitler, sì. Duce. Sì, poi a Hitler, che non sanno neanche sì, scriverlo. Sì, sì, sì. E nulla, qui c'è. Qui ci sono i bagni. Yes. Qui non si muove niente. Chissà cosa starà registrando. Vabbè, adesso starà registrando anche le nostre voci. Però siccome le riconosco, si possono distinguere da altre cose. Wow, oh madonna, com'è ridotta sta camera. Oh mio Dio, tutta nera. Qui è andato fuoco. Sì. Qui hanno dato fuoco per tirar fuori. Mio Dio, sono impressionata da com'è ridotta sta stanza.
E che puzza di plastica bruciata. Sì, 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 ma proprio... Sì, anche... guarda anche in fondo, qui hanno proprio... E questa è roba nuova, sì, le altre volte che siamo venuti qua, anche l'altra stanza lì dopo, le altre volte che siamo venuti non era tutto conciato così. No. Mamma mia, un odore di plastica bruciata... Sì, guarda anche quando appoggi i piedi... Tutta la carta che viene su. Il polverone. Anche, guarda anche sopra le plafoniere, il neon, proprio tutta la plastica. Sì, 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 tutto colato. Cola. Che scempio. Quindi anche il poco che ci sarebbe stato da recuperare sta andando tutto distrutto, guarda, anche quello. Non c'è più veramente nulla da recuperare, se non che il grande parco che... Sì, il parco, la villa, tutte ste svastiche, queste cose nuove, sono nuove, perché sono questi che hanno fatto tutti gli sfasci ultimamente, sì, sì, qua, sì. Tutti questi sfasci nuovi, queste bruciature. Là c'è anche una scarpa col tacco. Yeah, elegante, me la porto a casa. Come no, proprio. E la polvere bianca. Hai visto il sintomo? Gli estintori. Ma sono fissi già lì, non è che sono stati mezzi. No, sono fissi, però sembra estintore. Sì, sì, sono estintori. Vedete una specie di piatto di centro romano. Perché ha l'elevatore sotto. Sì. Possibile anche. Sì, perché poi ogni reparto aveva la sua farmacia, la sua lavanderia. C'era quella generale per tutti che era dall'altra parte. Però probabile che questa fosse... Eh sì, è vero. Ci dovrebbe essere magari il buco... Prima non l'abbiamo visto mica proprio giù di sotto, no. C'è un collegamento tra queste due... No, questo fra queste due stanze. Giù al piano di sotto non abbiamo mica visto che c'era il buco da dove calavano giù, sì, i vestiti. Sì, sì. E probabilmente doveva essere da queste parti. Sì. Magari un buco qua coperto. No, Questo è un pannello così e basta. Questo qua è arrivato dalle 10? Sì. Non lo so, è questo qua. È questo qua, l'ultimo più in fondo in basso. A destra, questo. A destra, no, più in basso, questo sì. Ah, sì. Questo qui dovrebbe essere, sì, o il 10 o l'11, questo qua. Siamo incamminati. Siamo entrati da qua. Sì, abbiamo fatto tutto il giro. Dopo... Sì, sì, è ritorno. Ritorno, okay. Ci fermiamo lì. Perché io qui non ho mai rilevato niente di qua. Io invece, siccome negli altri posti le rilevazioni le ho già fatte, soprattutto qua, c'ero venuto anche con la medium. No, però lì dove andiamo dopo, c'ero andato anche con la medium. Allora, avevo detto, provo a farle qua. Intanto qui ci abbiamo lasciato il computer, adesso saliamo sopra, al massimo poi ci metto niente a venire a riprenderlo, intanto andiamo di là. Un po' di sbattimento, un po' di scarpinata. Solo tutta notte, che è ancora meglio. Sì, però non sto qui tutta notte. Sì, vabbè, quando prima di andare via, sì, nel senso. Sì, sì. Vai. E come volevasi dimostrare, in ogni luogo abbandonato che io e Marco andiamo a visitare troviamo sempre materiale pornografico. Sì, ci scambieranno per pornografi. Dov'è che abbiamo trovato la cartiera di Briosco, alla casa del mafioso, adesso anche qua, più o meno da tutte le parti troviamo, sì, esatto, pornazzo, qualcosa del genere. E fu così veramente, gli urbex pornografi. Di qua, di qua. Vabbè che di qua, di là è lo stesso. Sì, esatto. Sì, c'è la porta di qua, c'è la porta di là. E allora saliamo di sopra. Saliamo di sopra e vediamo che cosa c'è. Di là dietro e da dove siamo... saliti. Qui, attenti che c'è la porta ballonzolante. Io come un furbo ci sono andato sopra. E di qui si sale, stando attenti, perché mancano tutte le ringhiere.
sì, ma davvero le altre... Uno scempio dopo l'altro. Le altre volte non era così. Da novembre che non veniamo... Cioè, non c'è più niente di recuperabile a momenti. Ma va. Anche qua, guarda Marco, di fronte a noi è crollato un pezzo di terra. Sì. Io ho una draia che ando sopra. In effetti... Non mi fido granché. Perché guarda, quando avevo portato la mia amica, già... Era già tutto ballonzolante. Esatto, io non rimarrei qua. Cavolo. No, no. Che scempio. Che peccato. No, è per nulla sicuro. Qui viene giù tutto. Sono no, i pavimenti di questo piano no, ma quelli del piano di sopra non so se c'è troppo da fidarsi. Non andrei a testare. Facciamo. È sempre lo stesso ascensore là. Sì, esatto. Il pozzo dell'ascensore. Il pozzo dei mobili. Sì, pozzo. Ma anche qui, ma come, che senso ha vandalizzare tutto così? Sopra no, poco, solo il piano di sopra. Beh sì, alla fine sono due piani. E si ritorna giù. Oh yeah. E si ritorna nei sotterranei per andare a fare qualche rilevazione nel primo reparto, quello da dove eravamo entrati. Che è di qua. Di là in fondo intanto si vede ancora l'infrarossi che sta riprendendo. E noi torniamo indietro di qua. Oh yeah. E la strada è bella lunga. E dopo me la devo rifare di nuovo andata e ritorno per andare a recuperare computer, microfono e videocamera. Oh yeah. E eccoci ritornati di qua, da dove si sale, da dove eravamo entrati prima. E adesso risaliamo all'aperto. Oh yeah. Stabile, c'era tipo un'aula. Sì, qui sopra. Tipo di scuola? Sì. Più di una. Sono due o tre aule. Sì, c'è tipo anche un disegno con una persona. Sì, 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 proprio qua sopra. Aspettiamo gli altri. E dopo essere usciti, eccoci qui al famoso cancello del pratone degli agitati. Ormai del reparto non resta più niente, c'è solo il prato e questo cancello. Ecco, di qui è dove si entrava per il reparto. Spegniamo un po' la luce. Anche qui il rilevatore sta proprio fermo. Proprio tutta sera che non si muove, non si è mosso minimamente. Ho fatto un piccolo movimento prima nel reparto là in fondo dove abbiamo lasciato il computer, ma proprio una cosa infinitesimale e basta. Nient'altro. E mentre stiamo tornando a recuperare computer, microfono e videocamere infrarossi, conosciamo altri ragazzi che sono qui a esplorare. Mentre mi stavo ammazzando. Occhio io. Gianna, che tu sei specializzata più di me a inciampare. Tu nelle acrobazie. Sì. Giù. Anche perché qua cadere è molto serio, è molto facile visto... Sì, sì, ma adesso c'è da rifare tutta la scarpinata. Ecco, io che amo fare le scale... Ah,
fondo a sinistra. A destra. Hai ragione, a destra. E mentre tutti gli altri sono andati a fare altre rilevazioni in altri reparti, io e Gianna, insieme a questi nuovi ragazzi che abbiamo appena conosciuto, stiamo tornando indietro a recuperare computer, videocamere infrarossi e microfono. Oh yeah. Yes. I canali, questi tunnel che stiamo visitando. Che cosa erano? Erano tunnel per il passaggio dei pazienti. All'inizio li usavano, ai tempi di Napoleone, li usavano per farci passare armi, perché all'inizio era una caserma, c'era la villa di Napoleone in mezzo e tutto attorno era caserma. Poi dopo, eccolo là, è ancora lì che funziona. Quando il posto è diventato un manicomio, allora li hanno usati per trasportare attrezzature o i pazienti, insomma, per fare gli spostamenti da un reparto all'altro. Oh. Ci siamo tutti con buon senso. Eccoci qui, siamo tornati nei sotterranei a prendere il computer che sta ancora registrando. Yeah, bene, perfetto. Gli altri sono in altre reparti a fare appunto rilevazioni e li becchiamo dopo. Quindi adesso spengo, interrompo le registrazioni, spengo e torniamo indietro. Oh yeah. E tirato su il computer dalla terra, ce ne torniamo indietro. Oh yeah. Verso nuova avventura. No, verso l'uscita, perché ormai è già qualche ora che siamo qua dentro. Più che altro perché... Cosa? Oh, cosa? Quanto ci ho messo... A scavare questo posto? No, per arrivare fino a qua. Esatto. Quanto ci hanno messo a scavare? No, ah, noi, ma 5 minuti. Ma no, 10 minuti se tanto. Sembra tanto perché è tutto uguale, monotono, però... Occhio qua le scale, che sono sempre queste scale brutte. Sì, sì, sempre loro. Sì, per me sono in discesa, sono tutti uguali. Sì, no, poi sono le scale che sembrano le scale olandesi, alte e strette. Mm. Ok. Abbiamo fornuto Marco, Sì, sì, dopo questa volta basta. Se ormai sono... Cambiamo manicomio. Già troppe volte che veniamo qua sotto. Qua. Sì, sì, sotto di qua. Cambiamo manicomio, grazie. Che fortuna che l'abbiamo beccato, che l'abbiamo beccato. Sì, è vero. E si torna di sotto. No, quasi. E finalmente, oh, cado. E finalmente siamo usciti. Eccoci. Per l'ultima volta. Oh yeah. Eccolo. No, di qua si esce. Di qua. Torniamo all'ingresso, che sono le donzelle. Andiamo anche noi. Okay, anche noi. Noi di qua. Oh yeah. Bene, avete visto questa esplorazione, adesso non mi resta che tornare a casa a fare tutti gli esami sulle registrazioni audio e video, e quindi io, Gianna, il Pink Fluffy Unicorn, insieme a Sara e tutti i ragazzi di Urbex for Passion, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settembre con nuova serie di esplorazioni. Oh yeah! Ed eccomi qua! Dopo che sono tornato a casa, ho passato tutta la notte a fare il montaggio del video e soprattutto a esplorare il filmato fatto con la videocamera infrarossi e l'audio relativo registrato con il computer. Le foto le vedrete tutte sul gruppo Urbex for Passion, mio di Gianna, perché io di foto non ne ho fatte, Gianna ne ha fatte pochissime, e quindi in questi giorni e nei prossimi giorni potrete vedere tutte le foto fatte da tutti gli altri ragazzi sul gruppo Urbex for Passion su Facebook. Esaminando il video e l'audio registrati con il computer che abbiamo lasciato lì nei sotterranei del reparto pediatria, sono venute fuori delle cose un po' strane, perché a parte all'inizio che si sente e si vede noi che siamo lì che montiamo il computer e poi ce ne andiamo, e alla fine che torniamo lì per smontare tutto, per tutto il resto noi siamo stati ben lontani, no? I primi 16 minuti siamo stati su sopra
nel reparto, però poi ce ne siamo andati, eravamo tutto dall'altra parte dell'ospedale. Dopo 22 minuti e 40 secondi si sente un rumore metallico, eccolo qua. Poi ancora, dopo 24 minuti e 39 secondi che ce ne eravamo andati, ancora si sente lo stesso rumore metallico. E questo rumore metallico si ripete più o meno per una ventina di minuti, va avanti, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, ogni tanto più forte, ogni tanto meno. Poi, dopo 26 minuti e 2 secondi, comincia questa sequenza di suoni e rumori e luci strane che non dovrebbero esserci. Si sente prima di tutto una voce che sembrerebbe una voce femminile, poi un flash in basso a sinistra nell'inquadratura, poi di nuovo i rumori metallici che si ripetono e poco dopo un altro flash sempre in basso a sinistra. Piccolini i due flash di luce, quasi non si vedono, però se ci fate attenzione li vedrete chiaramente. Eccoli qua. Un minuto dopo, a 27 minuti e un secondo, c'è un flash in alto a sinistra e subito dopo uno ancora a sinistra, all'estrema sinistra. E questi flash non ci dovrebbero essere. Immediatamente dopo l'audio si alza, non si sa come perché era già quasi al massimo per registrare, invece si alza tantissimo. Si sente una voce femminile, ma sembra quasi solo una sillaba, un gemito, non si capisce troppo, però c'è. Subito dopo l'audio si riabbassa e dopo pochi altri secondi si sente un leggero sibilo e poi con un trascinamento di mobili che in un tempo di una decina di secondi diventa un battere ritmico come dei colpi su un mobile di legno o su una porta o qualcosa del genere, ma lì sotto non c'erano né mobili di legno né porte né tantomeno nessuno, eppure si sente tutto, ecco qua. Per finire, dopo 40 minuti, di nuovo si sente il rumore metallico che si è sentito più o meno per tutto il video, però piano 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 invece qui si sente di nuovo forte e non so neanche questo rumore cosa potesse essere perché lì sotto davvero non c'era né niente né nessuno. Noi eravamo dall'altra parte dell'ospedale e anche questo è molto strano. Altre stranezze non ne ho trovate nelle registrazioni audio e video. Come vi ho detto, bisognerebbe controllare tutte le foto che hanno fatto gli altri, ma le vedremo prossimamente.
perché andranno caricate sul sito Urbex for Passion. E detto questo, devo ringraziarvi a tutti voi che avete seguito me e Gianna nelle nostre esplorazioni. Ormai è più di un anno che ci seguite e per questo grazie. Devo ringraziare Sara, che ha pubblicato quasi tutti gli articoli con i video che ho fatto. Devo ringraziare tutti voi che ci seguite, come ho detto, e di voi tutti quelli che ci hanno accompagnati nelle esplorazioni. Io e Gianna adesso faremo una pausa, magari Gianna farà qualche altra esplorazione, io invece magari andrò a pedalare perché è estate, almeno una breve pedalata me la farò, anche se sono tutto semidistrutto. E ci rivedremo a settembre, ma prima, settimana prossima, ci sarà la puntata finale delle esplorazioni con i risultati misteriosi di tutte le esplorazioni che abbiamo fatto in questa seconda serie del 2017. Perciò ci vediamo settimana prossima. Oh yeah!